Sì, ciao Marco, benvenuto in Trentino. Sono Francesco Maltoni della TGR di Trento. Ti chiedo che cosa significa per te essere di nuovo qui a Moena. Sappiamo che hai degli aneddoti anche personali che ti legano a questa terra, quindi se ti va di raccontarceli, grazie. No, sì, per me tornare qua è sempre un grande piacere, anche perché io quando ero più piccolo, che andavo ancora a fare le vacanze con i miei genitori, spesso venivamo qua, quindi era insomma una zona che già conoscevo. Io insomma mi piace tanto la montagna, quindi mi fa sempre grandissimo piacere venire qua d'estate. Sì, aspetta un secondo, il microfono. Ciao Marco, buongiorno. Io avevo due domande, se era possibile. La prima è questa: siccome nasce una nuova stagione, quindi un nuovo romanzo da scrivere, si azzera tutto. L'anno scorso credo che sia stata una stagione, no, bruttissima per mille motivi. Cosa assolutamente non bisogna ripetere dello scorso anno? Cioè, quale errore non va fatto mai più per far sì che quest'anno sia una stagione sicuramente migliore, più bella di soddisfazioni, più carica di soddisfazioni, di tutto? Proprio l'errore principale che va evitato, ora te lo chiedo adesso a mente fredda perché è passato un po' di tempo, un mese e mezzo dalla fine del campionato. Ma sai, pensando a tutti gli errori che abbiamo fatto, penso che quello principale sia stato di, tra virgolette, non portare avanti quella che è sempre stata la nostra idea, perché l'anno scorso siamo stati condizionati da tante cose, alcune esterne, alcune riferite comunque anche alla Coppa Italia, perché c'è stato un periodo che obiettivamente l'obiettivo era diventato quello, perché eravamo lontani dall'Europa e quindi puntavamo tutto su quello. Una volta andata male quella, ci siamo fatti condizionare dal punto di vista psicologico e quindi le partite dopo sono state un disastro. Quindi io penso che la cosa principale da fare sia portare avanti un'idea sia di gioco, ma anche dal punto di vista psicologico, dall'inizio dell'anno fino alla fine, indipendentemente poi da come vanno le cose. Gioco più testa, insomma. Sì. La seconda è questa: vorrei capire se tu hai pensato di andare via oppure se ti hanno corteggiato fortemente e quindi ti hanno messo in crisi e se, insomma, invece cosa pensi adesso proprio del tuo percorso a Firenze? No, guarda, assolutamente, te lo dico proprio con tutta la sincerità, io non ho mai pensato neanche mezzo secondo di andare via, tant'è che al colloquio che ho fatto con il direttore di presentazione l'ho ribadito, io non ho intenzione di muovermi da qua, perché comunque sto bene con la squadra, mi trovo bene nella città e poi soprattutto per come è finita l'anno scorso, di mia spontanea volontà non andrei mai via, perché comunque voglio dare il mio contributo per far vedere che la Fiorentina non è quella della fine di campionato dell'anno scorso, ma è tutt'altra cosa. Marco, buongiorno. Pradè in conferenza stampa ha detto deve riconquistare Benassi la nazionale. È una sfida? No, non è una sfida, insomma, è normale che dico sempre questo perché è la verità. Ogni giocatore italiano l'obiettivo comunque è di riuscire un giorno ad arrivare a stare in pianta stabile in nazionale. È normale che è uno degli obiettivi che mi pongo durante questa stagione, però questo può arrivare solo ed esclusivamente con le prestazioni alla Fiorentina, quindi l'obiettivo principale è fare prestazioni alla Fiorentina. Ciao Marco, ecco, a proposito di prestazioni, con Pioli sei stato capocannoniere, cioè quello che ha segnato più di tutti. Ti chiedo invece se è cambiato qualcosa con Montella, anche proprio nell'interpretare il tuo ruolo di mezzala, se ti ha chiesto qualcosa di diverso. Ma no, devo dirti che grosse difficoltà nel modo di stare in campo non le ho trovate. Insomma, diciamo che è stato un periodo più di tutta la squadra, che le cose sono andate male, ma come idea di gioco comunque per noi centrocampisti non cambiava più di tanto. Insomma, giocavamo comunque dietro le loro mezzale, più sulla tre quarti, quindi come idea noi centrocampisti non era cambiato più di tanto. Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno Marco. Buongiorno. Ti chiedo invece, per quanto riguarda l'ottica futura, avere un compagno di reparto come Veretout, insomma, immagino sia importantissimo anche nel gioco di Montella. Poi c'è il calciomercato e probabilmente potrebbe andare via, però ti chiedo quanto la Fiorentina in quel caso perderebbe con la sua cessione. Ma io penso che insomma, Jordan abbia dimostrato in questi 2 anni il valore che ha, insomma, quindi sicuramente è stato un giocatore importantissimo per noi, lo è tuttora. Poi quello che riguarda il mercato sono cose insomma, che gestirà il direttore e noi non lo sappiamo. Noi qui comunque lo vediamo sereno, con noi se è tranquillissimo, poi quello che farà lo saprà solo lui e la società. Ciao Marco, sono qua. Senti, ieri il mister ha detto che bene, d'accordo con la società perché per andare in tournée in America, però magari può trovare delle difficoltà. Da giocatore,
ti dico, è più facile allenarsi qui 2 settimane di continuo oppure anche andare a fare, comunque sfidare e confrontarsi con squadre di rango maggiore? Ma sai, nelle sfide di rango maggiore mi prendo impreparato perché è il primo anno che vado a fare partite così. Posso solo dire che gli anni scorsi, comunque rimanendo più o meno sempre nel stesso posto, ci siamo sempre trovati bene. Però penso allo stesso tempo che giocare contro squadre obiettivamente più forti, perché andiamo a incontrare un Arsenal che comunque è una squadra a livello internazionale, perciò saranno sicuramente più forti, saranno dei grandi test che ti faranno crescere, quindi penso che avranno la loro utilità anche quelli. Ciao Marco, cosa rispondi alla critica che dice che spesso nelle partite ti accendi e ti spengi, e quando ti accendi brilli e quando ti spengi scompari? Grazie. Cosa rispondo? So che è una cosa che, insomma, che va migliorata, però obiettivamente da quando ho iniziato a giocare è sempre stato un po' mio difetto e pregio, perché comunque quando vanno bene le cose sei un fenomeno, quando vanno male non rendi niente, perché è così, insomma, ho letto anche l'anno scorso e va bene così. Io cercherò di migliorarla, però insomma, questo è, cercherò insomma di correggerla nel tempo. Ciao Marco, sei uno dei veterani chiaramente di questo gruppo qua a Moena, ti chiedo, fra i tanti giovani che lavorano insieme a voi, se c'è qualcuno che ti ha un po' di più impressionato rispetto agli altri. In particolare ti chiedo di Castrovilli, anche insomma per affinità di ruolo, che cosa pensi di lui e se pensi che davvero possa ritagliarsi un ruolo in questa Fiorentina. Grazie. Ma guarda, ci siamo trovati da poco, però comunque la cosa più importante è che li ho visti tutti quanti con grande voglia e si sono messi subito a disposizione del gruppo e dell'allenatore, questo penso sia fondamentale. Per quanto riguarda Castrovilli, ti dico la verità, l'ho visto allenare solo oggi perché ci stiamo allenando a gruppi e quindi io sono stato in gruppo con lui solo oggi, però si vede che comunque c'è grande qualità, perciò penso che potrà giocarsi le sue carte. In generale ho trovato cresciuto quei pochi allenamenti che abbiamo fatto sottile, anche lui penso abbia grandi potenzialità. E poi insomma nel tempo imparerò a conoscere meglio anche gli altri. Ciao, sono qua. Volevo farti una domanda su Daniele De Rossi, anche se insomma se ne è parlato, per adesso non se ne parla più, però quando è stato accostato alla Fiorentina, tu cosa hai pensato? Ma ho pensato sicuramente grandi cose in positivo, perché comunque io l'ho conosciuto anche qualche volta quando sono stato in nazionale maggiore, e oltre ad essere un grandissimo giocatore, perché obiettivamente mi aveva impressionato anche sul campo, è un grandissimo uomo di grande esperienza e penso che insomma farebbe comodo a qualsiasi squadra, quindi ora non so come stanno le cose, però se mai dovesse venire saremmo felicissimi. Senti Marco, allora i tifosi hanno grande aspettative, è arrivata una grande proprietà, insomma Fiorentina di respiro importante. Però purtroppo nel calcio conta quello che si è fatto prima ancora di quello che si farà, e quindi bisogna anche pensare che la Fiorentina si è salvata agli ultimi minuti dello scorso campionato. Quindi ti dico, il percorso dalla salvezza all'ultimo minuto per arrivare all'Europa, dove legittimamente credo questa società voglia arrivare, sembra in questo momento molto, molto grande. Allora ti chiedo, in questa stagione ti aspetti, come dire, un'annata di transizione in cui si rimettono a posto le cose e ci si riassesta per andare ad aggredire l'obiettivo tra un anno, o sei così speranzoso da vedere questo gap ridotto in poco tempo perché ci avete entusiasmo, perché siete bravi, che arrivano giocatori nuovi? Ecco, giusto per capire, perché in questo momento sembrate molto lontani, no, da quell'obiettivo lì. Grazie. Ma io penso che ad oggi dare obiettivi precisi sia una cosa folle, perché comunque siamo in costruzione. Io penso che alla fine è stato un ciclo che è vero che è durato solo 2 anni, ma adesso si riparte un po' da zero, insomma si riparte un ciclo nuovo, quindi è difficile fare previsioni, dire che si può andare in Europa, poi magari a fine anno siamo tutti contenti, però dirlo adesso è difficile, penso anche impensabile. È più possibile, magari, sai, quando si ricostruisce si riparte da zero, perciò un po' di pazienza ci vuole per lavorare magari più a lungo termine. Poi è ovvio che noi giocatori daremo il massimo per arrivare più in alto possibile. Ciao Marco, ieri Montella ha detto io ho azzerato tutto rispetto all'anno scorso. Pensi che lo spogliatoio abbia azzerato tutto in quel modo? I tuoi compagni come li hai visti in questi primi giorni? Grazie. Li ho visti con grande serenità, ma allo stesso tempo con grande consapevolezza di dover ripartire, di dover fare cose completamente diverse da quelle fatte lo scorso anno, perché sappiamo insomma la brutta figura che abbiamo fatto, noi siamo i primi a essere stati scontenti di noi stessi e quest'anno vogliamo fare tutt'altre cose. Siamo a posto? Grazie a tutti. Grazie.